Mattia Blasioli del ristorante Pane e Olio di Pescara è il vincitore della 26esima edizione del Lucarra Tour d'Or, il più antico concorso gastronomico dell'Abruzzo e uno dei più antichi d'Italia, organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi di Pescara e che ha assegnato 8 premi previsti dalla competizione. Al secondo posto, con il carratura d'argento, Carola De Santis del ristorante. Del ristorante La Regina del Mare di Silvi Marina. L'Abruzzo cresce, l'Abruzzo gastronomico cresce grazie a questa nuova generazione di cuochi, ma non solo di età, generazione anche dal punto di vista mentale, cioè cambiamenti continui perché evolve tutto e ci sono nuove tecniche, si scoprono prodotti dimenticati, si valorizzano i prodotti che c'erano in maniera diversa. Insomma, la cucina abruzzese si fa contemporanea, credo che sia questo il più grande messaggio che il Carratura d'Oro può dare ogni anno, e lo dà attraverso un bel gruppo di cuochi che si misurano, che non hanno paura di misurarsi. Ovviamente vince il migliore, vincono i migliori, e devo dire che ogni anno è sempre più difficile scegliere quelli che poi rappresenteranno la cucina abruzzese per un anno. Il concorso è un momento importante per il confronto dei cuochi, ma non solo per rassegnare delle medaglie, è giusto che chi partecipa abbia questa ambizione a diventare il primo cuoco in quel momento, ma Il concorso serve per dimostrare che ci sono dei momenti importanti come l'igiene in cucina, il gusto, la tecnica professionale, che poi passano quotidianamente attraverso i ristoranti. Questo a garanzia per gli ospiti che ogni giorno ovviamente sono all'interno dei ristoranti stessi a mangiare e degustare i piatti abruzzesi.